Ehi laggiù ormai, io sono Mazzades e ben ritrovati qui su Spore Galactic Adventures. Mentre ho staccato lo scorso video, è apparsa la richiesta di acquistare il sistema loro da parte dei Gryos, dell'impero Aepox. Acquista il sistema però per quanto lo vogliono. Ah, per tantissimi soldi. Per tantissimi soldi che ora non abbiamo assolutamente. Quindi mi spiace, ma... avrei bisogno di tantissimi soldi per questa roba qua. Qua sono allegri, ma non ci offrono ancora di comprarlo, vero? Cioè di allearci, sì. Diplomazia, ma non ha senso di investirci dei soldi. Tanto tra poco con la questione della rotta commerciale entreranno dalla nostra. Allora, qua c'è l'impero Minor che si sta espandendo come non so che cosa. Vediamo se vogliono qualcuna delle spezie che abbiamo. Ma la gialla 7000, ma anche da noi la gialla era 7000. Prendiamo loro un Incredikit Colonia. E direi che possiamo andare magari a prendere della spezia di altri colori, del tipo quella rosa che era qua. Se no qua c'è della rossa, ma non mi interessa particolarmente. Andiamo quindi qua. Qua ci sono un sacco di blu e verdi, però ci sono i tizi cattivi che non ci vogliono in mezzo ai piedi. Allora, qual è che era però quello con la spezie rosa? Era questo Kamit che è terraforma 0, verde e blu. Allora io andrei su quello rosa, però il problema è che abbiamo bisogno di terraformarlo parecchio qua prima di poterci mettere una colonia. Perché T0 cosa vuol dire? Cosa dobbiamo mettergli qua? Allora, dobbiamo proprio... Allora, dobbiamo diminuire la temperatura e aumentare la densità. Diminuire la temperatura non è un problema, ma abbiamo bisogno di aumentare la densità dell'atmosfera. E al momento non abbiamo nessun generatore atmosferico. Quindi, quali spezie abbiamo al momento? Abbiamo due blu, gialle e rosse. Io andrei un attimo sul pianeta natale per vedere se hanno delle altre spezie da darci. Anche se in realtà dubito, visto che ci siamo passati poco tempo fa. E, beh, neanche troppo poco tempo fa, eh. Mi ha dato... Sì, roll, perfetto. Dobbiamo andare a cominciare un po' di roba per poter comprare un generatore atmosferico. Vediamo qua l'impero, che cosa... L'impero Minor. Che cosa desidera delle nostre spezie. Ah, la rosa leggermente, ma non tantissimo. Guarda che la rosa vale molto di più di quello che mi stai pagando, eh? Sai, bello. Però gliene abbiamo venduta anche poco tempo fa, quindi dovremmo anche espandere magari i nostri confini per imparare a conoscere altra gente in giro. Ah, Aipox, ciao Aipox. Allora, vorrei vedere che spezie siete interessati ad acquistare. Beh, 7000 quella rossa, però la rossa non va tantissimo, quindi ve la vendo molto volentieri. La rosa, la blu e la gialla non la vogliono assolutamente. E di svenderla non mi va tanto. Quindi, allora andiamo un attimo qua. E vediamo cosa mi dice l'impero tempo che vola. La blu la vogliono tantissimo, cioè con tutti se stessi, ma le altre no. Beh, io intanto vi vendo la blu. E avete per caso dei generatori atmosferici? Sì, a basso prezzo. Ottimo. Impero tempo che vola, mi piace fare affari con voi. Arrivederci. Allora, adesso inizia a darmi fastidio però sta storia di alleati, eh. Alleati e nemici. Boh, chiudimelo un attimo perché sennò non si capisce più un Kaiser. Allora, io andrei adesso a terraformare il pianeta che si chiama... Pinco pallino. Kamit. Andiamo su Kamit, che sembra la farina di Kamut, ma non è la farina di Kamut, perché è il pianeta Kamit ed ospiterà la nostra prima colonia di spezia rosa. Allora, andiamo per strumenti atmosferici planetari. Atmosfera ci sarebbe più densa. Ottimo. E ci serve una tempesta di ghiaccio. Per diminuire la temperatura. A sto punto dovremo andare poi a procurarci dei animali e piante per stabilizzare il tutto. Ma possiamo andare a prenderli dal nostro pianeta qua accanto.
E non è troppo un problema. Allora, aspetto che oggi finiscano di agire qua. C'è entrato nel T1? Dovrebbe, vabbè, adesso andiamo a prelevare i nostri campioni. Allora, andiamo. Dov'è il nostro Eidelianto? Che ci ha dato anche della spezia. Allora, Eidelianto, noi avremmo bisogno di prendere questa pianta. Mi piace. 1, 2, 3. E degli animali in giro. Quelli sono sempre più critici. Perché? Allora. Ecco, qua abbiamo questi che sono degli onnivori, se non ricordo male. Qua ho preso troppa roba, però vabbè. Allora ho preso carnivoro, erbivoro. Mi serve ancora un erbivoro, tipo mozzo. Ottimo. Allora adesso andiamo nell'altro pianeta e stabilizziamo il nostro T1. Sempre 6 T1 e adesso Kamit e T0 ancora perché non è stabilizzato il T1, credo, spero, mi auguro. Ma come? No, sta tornando. Oh cribbio, non ci è bastato tutto quello. Avremmo bisogno di altri. Di altra temperatura e altra. Però io non ho soldi adesso. Non abbiamo soldi. Accettate qualche spezia, porca di una miseria. Ho bisogno di un 60.000 crespore crediti. Vabbè, iniziamo con questi. Con 112 non mi compro ancora tutto. Allora, vediamo qua che ci diano qualche spezia. Ok, ci ha dato della gialla e della rossa. Ma la gialla non la vuole più un Kaiser di nessuno. L'ho venduta a tutti ormai. Allora, grazie. Commercio. E infatti loro non vogliono più un Kaiser di niente qua. A parte che loro sono una colonia, magari la madrepatria sì. Ma poi se ci faccio commercio non vorranno un Kaiser di niente, naturale, no? Vabbè, sì, quella rossa a 5.000, va bene. Però non ho ancora comunque sufficienti fondi per acquistare di nuovo il necessario per terraformare quel pianeta, perché si sta muovendo troppo rapidamente. Due blu. Non ne ho abbastanza. Centocinquanta mi servirebbe, io non ho così tanti soldi. Andiamo a vedere se troviamo qualche altro tizio. Non c'è nessuno qua. Neanche. Sì, c'era una trasmissione? No, sono civilizzati ma non sono ancora alla fase spaziale. Qua niente, ma in realtà a parte che se ci passassi sopra dovrebbero avvisarmi della trasmissione in corso, eh. Mi sto allontanando troppo. Niente. Allora, torniamo su Tarantella per vedere se loro magari comprano qualcosa, non lo so. Loro la comprano la gialla, ma non ci credo.
E anche la rosa. Ma spettacolo, arrivederci. Ottimo, 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 ottimo. Adesso abbiamo i fondi per comprare quello che ci serve. Quindi torniamo subito dall'impero Tempo che vola. No, non qua. Qua ti ho detto. Ok. Tempo che vola. Allora, saluti. Commercio. Allora, adesso mi ci comprano la rossa. Vabbè. Io vorrei un tempesta di ghiaccio, grazie, e un generatore atmosferico, grazie. Arrivederci. E adesso speriamo che la situazione si sia stabilizzata a sufficienza per permetterci di posizionare una colonia, che tra l'altro non abbiamo neanche ancora. Kamit. No, allora adesso dovrebbe essere sufficiente. E che era in una situazione molto critica prima, e quindi. Ok, perfetto, è entrato in T1. Perfetto, è entrato in T1, quindi metterei la pianta media. La pianta grande, che ne ho due, vabbè. Poi la pianta piccola, che anche queste ne ho due. Ok, no, prima l'erbivora, poi l'altro erbivoro e poi il carnivoro. Ottimo, adesso posso mettere delle colonie volendo, ma non ne ho e quindi buonanotte. Ah no, ne ho una. Sì, ne avevo comprata una, non mi ricordavo di averla comprata, per esempio. E vorrei piazzarla in una zona carina che abbia un po' di spezie intorno. A parte che non so se influenza il fatto quante spezie abbia nei paraggi. Mettiamola qua, dai, mi piace. Ottimo, credo che non abbiamo abbastanza soldi per. Oh, bisogna selezionare per ogni singola colonia tutte queste porcherie. Ok, allora io metterei della produzione di. Spezie, quindi più 12 all'ora. Se ci metto un'altra casa qua. Più 24 all'ora, ma gli serve un intrattenimento a sto punto, che posso mettere qua. Ottimo, felici due. Metto un paio di torrette. Ok, una e non ce ne stanno poi più. Ottima cosa. Quindi adesso mi si è stabilizzato T1 e ma resta T1, no? Perché ho visto che si stava spostando. Ma T1 dovrebbe essere stabile adesso. Andrà forse sul margine del T1, ma non può spostarsi ancora di più, no? Si ferma? Sì, sembra stabile. Boh. No, per essere sicuri che non abbiamo investito tutti questi soldi qua per nulla. Allora, io comprerei anche quel sistema là, solo che non avremo mai quei cribbio di soldi che loro ci chiedono. Ci chiedono milioni e milioni. Allora, andiamo a prendere la spezia d'aroblena. Quattro rosse, andiamo nel nostro pianeta natale. E poi andrei a esplorare un po' in giro, o cercare di far pace con quei tizi sotto. Allora, saluti. Allora, commercio. Allora, loro la gialla la vogliono. Io gli vendo la gialla. Ottimo. Questo costa troppo, però. Avrei voluto cercare di pacificarli un po' con quella roba là, ma 160k non ce li ho. Trasmissione in arrivo da tempo che vola. Ah, mi diranno, sì, ti vogliamo comprare il nostro pianeta. Ok.
Compro il nostro sistema, ma non ho così tanti soldi in realtà per poter comprare il sistema. Allora, io vorrei andare là se per caso mi permettessero di parlare. Allora, io vorrei parlare con voi. Sono di Mozzo, vengo in pace. Allora, diplomazia. Ottimo, missione. Avete delle missioni per noi? Alcuni seguaci violenti che venerano una figura chiamata il Dio Sconosciuto hanno preso il controllo del sistema di difesa del pianeta Kira. Ci interesserebbe molto sapere se puoi occuparti tu di queste. Perfetto. Chi fa affidamento su difese statiche costituisce un muro di paglia per formare costruisce un muro di paglia per formare l'oceano. Dimostra questo principio distruggendo le torrette del pianeta Kira. Non distruggere altri edifici o cittadini leali. Recati sul pianeta Kira, che è parte del sistema stellare Eligehen, e distruggi tutte le torrette entro il tempo stabilito di 5 sekton. Apprezziamo l'efficienza, quindi parti a breve se tieni la nostra stima. Allora, adesso sono neutri, se non altro, non mi attaccheranno a vista. Allora, ok, se ne sono andati. Dove devo andare? Pianeta Kira. Ok, qua non è. Elikehen. Quindi là. Ma no, dovrei distruggere le torrette dei miei alleati. Tempo che vola. E sei gay? Ma non posso distruggere le torrette dei tempo che vola. Ma mi vorranno malissimo, scusa. Ma no, scusa un attimo, no, non posso permettermi di fare sta roba qua. Tu mi stai chiedendo troppo, mi stai chiedendo. Cioè, i tempo che vola sono allegri con me, cioè mi vogliono bene i tempo che vola. Ma no, io no. Loro non mi vendono però quell'affare. Non mi vendono quell'affare per tranquillizzare la gente. Ma io non. No, io non voglio distruggere quella roba là. Compriamo. Allora, io voglio provare a comprare quella roba là che. Migliorare i rapporti con la specie che occupa il pianeta. Sì, ti vendo anche della spezia. Rosa e gialla, ottimo. Sì, arrivederci. Perché no, io davvero non voglio. Allora. Ok, ma non è che mi darino particolarmente tanto. Ah, ho finito l'energia per cercare di pacificarmi sta gente. Riesco a tornare a casa? Non lo so neanche. No, come si è girato tutto il sistema qua? Non capisco più un kaiser. Così era prima. Ok. Sì, a casa ci siamo, ma.
Non è che abbia migliorato molto la situazione. È quell'affare che mi avete venduto. Se io gli donassi dei soldi, forse sarebbero contenti. No, io lascio la missione, mi spiace ragazzi. Niente, non vogliono più avere praticamente niente a che fare con noi, però se non altro ora ci sono neutrali. Ci sono neutrali, non posso farci commercio insieme, però. No, no. Non mi danno missioni per ora. Ah, c'è un. Proviamo a pagare, che succede? Vediamo se ha cambiato in qualche modo i nostri rapporti. No. Ah sì, questa mi piace. Ok. Ok, adesso dove devo andare? Là e ripristinare la... cosa manca? Ah, sul pianeta Carosolio. Cosa manca? Allora, raccogli i campioni di piante animali e portami al pianeta Celin. Questo è un T1, quindi dovrei semplicemente. Allora, la media, la pianta media qual è? Vorrei essere sicuro di tutto, non portare della roba a casa. Allora, c'è un erbivoro, quindi manca un erbivoro e un carnivoro. Vado a prenderli dal mio sistema a sto punto. Da questo qua. Che ho appena sistemato. Quello è un T1, sì, sta restando un T1. Ottimo, allora veniamo qua a prendere un po' di roba. Che siano appunto degli erbivori e dei carnivori. Ok, qua c'è un cicci che è un erbivoro, però si nasconde tra le fronde degli alberi. È un casino. Ok, aspetta che ti prendo. No, la pianta non mi serviva. Sì. Però ho bisogno di un onnivoro. Qua sono piante. Questi sono dei mozzo che sono erbivori. Poi questi sono onnivori. Ottimo. Allora vado là in modo da stabilizzare la situazione. Allora, su Caroselio. Allora. Erbivoro, ottimo. E poi ci metterei il carnivoro. Ottimo! Allora torniamo dai nostri nuovi amici, spero. Beh, se non altro non ci seccano più, non ci attaccano più. Ok,
Allora, torniamo qua e diciamo, uai bello, ciao bello. Allora, ci ha dato dei soldi anche, ottimo. Sono ancora neutri, ma non andrei a fare missioni per ora, anche perché il nostro tempo è andato. Beh, mi fa il commercio però adesso? No. Devo migliorare le relazioni per poter commerciare, sono neutri e quindi. Però diplomazia, se io vi regalassi 50.000, tanto me ne avete dati 90.000 adesso. Ci siamo quasi. Posso fare il commercio se non altro. Ti vendo due spezie rosa, 4 blu, ottimo. E poi tutto questo mi piace molto. Loro hanno parecchie verdi. Sono rientrato anche delle spese. Ottimo! E qua sono. Ci siamo quasi. Dai. Siamo quasi in discrete relazioni. Quindi adesso torniamo a casa e direi che per questo episodio può essere tutto, anche questo si è dilungato un pochettino, ma mi sto davvero prendendo bene per sta avventura. Spero che vi stia piacendo, vi invito a lasciare un mi piace, iscrivervi al canale se per caso non l'aveste già fatto, noi ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti e buona giornata!